Non abbiamo tessere di partito. Gabellone, il talento muore di fame. Tutti parlano, ma nessun fa. Eccoci qua in questo nostro spazio di Oggi News, appunto notizie che noi appunto cerchiamo di approfondire, cerchiamo di capire insieme a voi quali sono quelle più importanti e soprattutto di capire il perché accadono, anche di trovare insieme una giustificazione a tutto questo. Sono partito con il primo titolo, non abbiamo tessere. Perché nel mio ultimo intervento, quello in cui parlo dello scandalo della Banca del Monte dei Paschi di Siena e del possibile, ma certo, ormai coinvolgimento del Partito Democratico, perché fare informazione libera e dire quello che si pensa a volte può suscitare, se da un lato ammirazione da una parte politica, e questa io l'accetto fino a un certo punto, dalla parte interessata magari si pensa che colui che parli abbia qualche interesse di tipo politico. Se voi avete ascoltato con una certa attenzione e anche con una certa oculatezza, ho cercato di spiegare a mio modo di appunto vedere quello che è accaduto nel Monte dei Paschi di Siena, dello scandalo che credo che ancora sia ancora agli inizi e che ne vedremo delle belle, perché non si parla solo di 3 miliardi e 900 milioni di euro, ma si parla di quanto a quanti dice addirittura di mazzette che arriverebbero quasi a 12 miliardi di 12 miliardi di euro, quindi siamo in cifre con tantissimi zeri, dove sono stati venduti dei titoli falsi, dei derivati falsi, in cui gli azionisti hanno perso tantissimi soldi, e quindi è tutto in gioco. Ma io non voglio entrare in polemica con chi poi dovrebbe fare, possiamo dire, la sua indagine di tipo giuridica, saranno quindi i magistrati a stabilire se Mussari è effettivamente è l'unico colpevole, come il PD intende far capire. Ho parlato di Vendola, appunto, che mi è piaciuta l'espressione di Vendola, un uomo che dovrebbe stare col popolo, che è vicino alla CGIL, è vicino alla FIOM, insomma, battaglie nelle fabbriche, nelle grandi aziende. Per cui dire di mandare un po' tutti gli imprenditori all'interno significa mandare tanti operai all'interno, significa mandare tanti dipendenti all'interno. Forse quando si è in campagna elettorale si perde un po', diciamo, anche di lucidità mentale, quindi nel senso buono prendiamo questo sfogo di Vendola, anche se io non l'ho sicuramente accettato. L'intervento mio sull'onorevole Ria non è che io ho una simpatia o possiamo dire o sto facendo campagna elettorale per Ria, ma anche se questo fosse vero, io non devo dare conto a chi che sia. Ho detto che siccome tanti suoi amici che Ria ha lanciato nell'agone appunto politico, oggi si trovano a essere dei capolista, addirittura con Vendola, quando nascono dalla Margherita, poi si trovano dai popolari e poi si trovano addirittura nell'estrema sinistra, o altre sue amiche, anche di ufficio,
sue colleghe, che lui ha appunto lanciato nella politica e che oggi hanno il posto sicuro alla Camera, è chiaro che tra i salentini che meritano una certa attenzione per quello che ha fatto per il territorio, credo che Lorenzo Ria sia uno di questi. Anche perché se si guarda dall'altra parte, ecco, adesso posso anche guardare dall'altra parte, se si vede quello che ha fatto il PDL, Berlusconi, ad eccezione di Rocco Palese, che è stato messo numero 3 alla Camera, quindi sarà sicuramente eletto, tutti gli altri sono stati fatti fuori. Questo cosa significa? Che i parlamentari o senatori del PDL hanno lavorato male e Berlusconi, anche sapendo di perdere una grossa fetta di elettorato, ha puntato più su gente di Taranto, su gente di Bari e quindi trascurando il Lecce. E questo solamente noi, a noi che siamo di Lecce e che non ci sentiamo rappresentati, noi l'abbiamo presa male, per il semplice fatto che sono pochissimi i parlamentari riconfermati. Lo stesso Costa, che sono oltre 20 anni che sta tra Senato e Parlamento, è stato fatto fuori, è rimasto a casa, nonostante lo stesso Costa si fosse autocandidato qualche giorno prima dicendo di aver fatto bene, di aver portato un sacco di voti al centro-destra e che quindi lui avrebbe meritato la candidatura, cosa che non è avvenuta. Quindi anche nel PDL ci sono i loro guai. Aggiungerò di più: se l'Italia è in queste condizioni gravi di recessione e che chissà quando ne potremo uscire, chissà quando ne usciremo, gli economisti ormai si stanno perdendo nei numeri perché non sanno più che cosa dire, è colpa di chi negli ultimi 20 anni è stato di più al governo e che è stato di più. Basta fare due conti e si vede che sempre Berlusconi, ad eccezione delle due sconfitte avute con Romano Prodi. Ma la cosa più grave è che Berlusconi ci ha portato nel baratro. Monti, in un anno e un mese, in 13 mesi, ci ha messo nel precipizio. Ora stanno uscendo fuori un po' la storia politica di Monti, di quanti anni è che Monti è impegnato in appunto politica, di quanti anni Monti difende le banche da oltre 30 anni. Quindi non si può dire Monti che sia un tecnico. Monti ci ha preso tutti in giro. Monti che oggi vuole togliere l'IMU, vuole anzi ridurre l'IMU, vuole ridurre l'IRAP che ha portato a morte tantissime aziende o l'IRPEF. Monti ci sta prendendo in giro perché basta guardare un po' di storia, un po' di economia, anzi, storia economica. Se no, guardiamo appunto la crisi del 29, quando rischiò addirittura di scoppiare il mondo con il fallimento totale delle banche americane, John Maynard Keynes, attraverso il suo strumento economico di allora, appunto chiamato moltiplicatore keynesiano, che chi ha studiato economia lo sa, disse nel 29 che la crisi sarebbe durata almeno 10 anni. Se però fosse stata accompagnata da tanti sacrifici, nel senso da tagli, tagli, tagli e tagli. Allora io voglio dire, se noi siamo in piena crisi, siamo nel cuore della crisi, che secondo quanto ci è stato detto è iniziata nel 2008 e dovrebbe avere una durata di 10 anni, credo che è inutile dire riduco, 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 tanto per prendere il voto, quando si sa benissimo, come dice il PD, che non si può sanare l'Italia se non si aumentano le tasse. Perché Monti, e poi chiudo questa parentesi e passo ad altro, perché Monti, e faccio solo questo esempio, non ha, anzi ha bloccato l'accise sui carburanti. Noi, oltre all'Enel, oltre alla luce, oltre all'acqua, oltre al telefono, oltre agli abbonamenti vari, noi di gran lunga paghiamo i carburanti più cari al mondo. Noi, se dovessimo vedere quanto costa il petrolio al barile, in Italia benzina e gasolio dovrebbero costare 90 centesimi, un euro, nulla.
adottata a 1,6 euro, più poi le varie concorrenze tra le varie, diciamo, tra i vari gruppi petroliferi, quindi se poi arriva a 1,7 o 1,8. Quindi che non ci venga a raccontare le solite balle. Quindi i disastri stanno nel centrodestra, dove si raccontano tante balle, stanno al centro, dove sicuramente non si può dare credito a gente come Casini, che sono 37 anni, che sta nel Parlamento senza aver fatto nulla, o Fini, che pensavo che sicuramente ci fosse più qualità, o nel centro-sinistra, che lo danno da tutti sicuro vincitore di queste elezioni, e guai a pensare che io abbia una tessera e che parli solo male del PD vivendo dal centro. Io parlo quello che sento, quello che vedo e leggo molto. Ma voglio anche dire un'altra cosa, che se dicessi delle cosiddette cose false, non riceverei, non mi arriverebbero tante email, che sono davvero tante, di attestazioni che la nostra TV non ha una targa e di continuare, di andare avanti. E quindi noi andiamo avanti. La seconda notizia che mi ha fatto pensare molto è il ruolo della provincia, della nostra provincia di Lecce. Io forse non lo so, sono rimasto ai tempi degli anni 90, inizi del 2000, quando la provincia aveva un ruolo. Si muoveva sugli appalti, si muoveva sui servizi, si muoveva sulle sponsorizzazioni, e non a caso il presidente era, appunto, perché devo dire, era Lorenzo Ria, che aveva anche una grossa disponibilità, appunto, economica, aveva anche sollecitato le banche, quindi, a fare attenzione al tesoretto che aveva quindi la provincia, e Lorenzo Ria ebbe gestione sana delle due legislature, e ci fu grandissima visibilità. Si fece un passo indietro, però, bisogna dire, con quella che venne dopo, con i 5 anni di Pellegrino, che effettivamente cominciò a perdersi d'immagine, la provincia contò sempre meno, tant'è vero che il senatore capì bene che c'era il rischio di poter perdere le elezioni, e si fece da parte. Quindi il centrodestra. Adesso vi chiedo a voi, che altrimenti potrei sempre sembrare il solito partigiano, mi dite voi, in 3 anni e mezzo, in 3 anni quanti sono, che cosa ha fatto la provincia in questi anni? Ha solo fatto una riserva di caccia per gli amici e compari dei parlamentari, degli ex ministri, eccetera, per sistemare i posti vuoti con incarichi, eccetera. Poi, seppure accusato, si è avuto anche il coraggio di accusare le precedenti amministrazioni di aver lasciato le casse della provincia vuote. Ma io dico, è possibile che un presidente della provincia non si renda conto in che situazione di malessere sociale vive il Salento, vive la sua terra? È possibile che non prenda delle iniziative forti, anziché parlare di possibile regione Salento, di queste fantomatiche, di queste illusioni che non poggiano su nulla, come diceva lo stesso Moro? La regione Puglia è unica e sola, io condivido in pieno, e non ammetto assolutamente che si possa parlare di, appunto, regione Salento. Non esiste il baricentro. Noi abbiamo avuto anche presidenti della, appunto, regione Puglia, basta ricordare Quarta, basta ricordare il padre di Fitto, basta ricordare lo stesso Fitto, di dov'erano? Erano pugliesi, sì, erano anche salentini, della provincia di Lecce. Quindi quando abbiamo voluto, l'ultimo candidato alla poi terzo contro Vendola era palese, era di Lecce. Quindi che non ci vengano a raccontare queste storie. Abbiamo solo una
provincia inutile, quindi, ed è giusto, forse è giusto tra i costi da tagliare che le province venissero tolte e si creasse un asse, proprio un asse diretto tra comuni che dovrebbero avere maggiore potere sul territorio, regione che dovrebbe ridurre i consiglieri e Stato che dovrebbe ancora di più ridurre i suoi parlamentari. Quindi io non è un'accusa che voglio fare a Gabellone perché io l'ho conosciuto come abile, molto bravo sindaco di Zulia. Ci siamo conosciuti anche attraverso quella piccola emittente di cui abbiamo tanto parlato. Ha fatto molto bene a Zulia. Molto probabilmente si è trovato ad avere una squadra, forse, credo, non all'altezza, e soprattutto in un periodo di vacche magre, e quindi non ha potuto fare di più, ma con un presidente della provincia combattere il suo territorio, non si adagia, combatte. No, noi abbiamo strade, abbiamo strade provinciali che sono fatiscenti, abbiamo arbusti che invadono le nostre strade e che dovrebbe intervenire la provincia di Lecce e non lo fa, dove accadono incidenti, dove non si vede come girare la curva, dove si rischia di tamponare. Ma sono delle sciocchezze che sto dicendo per dire quanto la provincia di Lecce non guardi più al territorio, che guardi già, pensi già che sia in campagna, appunto in campagna elettorale, quindi è tutto è voluto. L'ultimo spazio, pochissimi minuti e basta, voglio parlare della politica nazionale. Io non so quanto di voi si saranno convinti di andare a votare. Io credo che tante bugie ascoltate in così poco tempo, credo che non se ne siano mai sentite. Si sente dire solo togliamo la testa, togliamo la manca, togliamo le tasse, si toglie qua, si toglie là, facciamo qua, eccetera. Ma quando si sono messe le tasse, quando sono fatte tutte queste leggi, quando vi siete sporcate le mani uccidendo i nostri sogni, quando tanti imprenditori sono ammazzati, quanti tanti operai, adesso l'ultima di oggi, un operaio del sud, una dal nord, trovare un lavoro, qualsiasi esso sia, non ha fatto nulla, si è tutto ucciso. Quando sono accaduti questi fatti, dove eravate? PD, PDL e UDC? Davate il sostegno politico a Monti, e Monti ha fatto il Torquemada della situazione. L'uomo più adatto a questa persona non c'è. Il macellaio che andava in Cile, in Perù, nel mondo a cieco, a cercare di convertire quel popolo alla religione cattolica, alla religione appunto cristiana, andando a uccidere attraverso gli strumenti dell'Inquisizione. E Monti con noi è stato un inquisitore, ci ha fatto del male, un male che fa ancora molto, molto dolore. Allora io dico ai politici che state in campagna elettorale, a tutti, siate più sinceri e dite le cose come stanno. In un periodo di gravissima recessione economica, in cui l'inflazione supera molto, molto di più i consumi. E che cosa significa questo? Significa che aumentano i prezzi di tutti i beni, soprattutto quelli di, appunto, primari di consumo, però il potere d'acquisto della moneta è sempre quello, vale a dire che chi ha ancora, credo pochi, purtroppo, vista la grave crisi, ha uno stipendio, i soldi sono sempre quelli. Quindi aumentano i prezzi e quindi comprare diventa sempre più difficile. Chiudo con questa cosa. Sapete i paesi dell'est come hanno risolto la questione del pane? Loro fanno il pane in maniera abbastanza particolare. Fanno un pane a scadenza che dura 4-5 giorni e si mantiene sempre con lo stesso sapore.
della stessa qualità. Noi quando andiamo a comprare il pane fatto nei forni, dura 10 ore, 11 ore, poi già diventa un po' più duro. In quel caso gli stipendi di 300-400 euro sono commisurati al tenore della vita. Dobbiamo sempre prendere insegnamenti da chi da noi è stato conquistato gli eventi storici. Vale a dire, parlo del popolo romeno, che era una colonia dell'antica Roma, era l'antica Dacia, che oggi ci insegna come bisogna commisurare il costo della vita al tenore della vita. E questo sicuramente ci fa vergognare molto.